Grazie anche ad Alessia Alberti, conservatrice del Civico Gabinetto dei Disegni, che ha profuso molta intelligenza e molto lavoro nell'allestimento di questa mostra, la cui origine risale appunto a pochissimi mesi fa, prima dell'estate, quando sia Claudio che Alessia mi hanno invitato a prendere visione di un disegno che era tra le carte del fondo Petersano, che recava appunto al suo verso la scritta Salv a manca tor mundi, Salvator mundi, proprio come una testimonianza che avrebbe potuto essere di interesse per una piccola mostra, per appunto correttare i dati più attendibili, le polemiche, le attribuzioni e tutte le vicende che voi ben conoscete relative appunto all'acquisto del Salvator mundi. Prima però di addentrarmi brevemente nel tema e in quello che tra poco loro vedranno, vorrei ringraziare ancora una volta l'assessore e il Comune di Milano per aver dato questo taglio particolare, tipicamente milanese, alle celebrazioni leonardesche, perché lungi dal voler fare una cosiddetta, sempre tra virgolette, grande mostra su Leonardo, il Comune e l'amministrazione hanno preferito fare piccole mostre di approfondimento che sono talvolta più utili di mostre grandi e spettacolari, che consentono non soltanto di addentrarsi in specifici problemi, ma che, pur essendo anche mostre di grande spettacolarità, possono appunto contribuire a mettere in evidenza dei fondi specifici, delle ricchezze, delle civiche raccolte e anche magari non civiche raccolte, accogliendo come parte integrante di questi approfondimenti anche materiali provenienti da altri musei e collezioni, sempre rimanendo in una dimensione di studio, una dimensione accettabile e non in quelle grandi mostre, monstre come quella appunto in corso al Louvre, peraltro un po' deludente, che ripete temi, tematiche affrontate di recente dalla critica e magari non offre grandi elementi di novità. Allora, la scoperta anche di questo disegno in sé non straordinariamente importante né particolarmente bello, è invece di grandissimo interesse perché viene a colmare una lacuna e a provare anche una proposta di datazione per il famoso prototipo arabo del Salvator Mundi, recando appunto al verso e al recto queste scritte, questi disegni che sono quasi sicuramente databili. I disegni anatomici che loro vedono scorrere, eccolo, nello schermo, sono infatti repliche o forse anche autorepliche, autocopie di Leonardo stesso, di disegni di diverse epoche, a far tempo dagli studi anatomici del primo periodo milanese, quindi della fine degli anni 80, inizio anni 90, come quelli appunto a penna e inchiostro, e repliche da disegni a matita nera del periodo più tardo, della seconda fase degli studi anatomici di Leonardo, 1510-1513. Questo cosa significa? Significa che queste copie o autocopie, e adesso vedremo perché, sono evidentemente successive ai prototipi che questi disegni duplicano, particolarmente il busto del vecchio in alto a destra, che è preso da disegni della collezione reale di Windsor, un disegno di epoca tarda, porta per forza di cose la datazione di questi disegni a dopo il 1510-1513, che è esattamente il periodo a cui si è recentemente proposto di collegare l'esecuzione del Salvator Mundi, che a differenza dei primi commenti un po' entusiastici quando il dipinto venne presentato al pubblico per la prima volta nel 2011 alla National Gallery di Londra, era stato supposto datare alla fine del periodo sforzesco. Probabilmente in questa ipotesi c'è una parte di verità, perché probabilmente il committente è stato Luigi XII, ma come ben sappiamo
una committenza e un incarico a Leonardo, produce sempre dei ritardi giganteschi nella consegna di questi materiali, e quindi è ben possibile che Leonardo si sia dedicato all'esecuzione materiale di questo dipinto nel secondo periodo milanese. E la scritta al verso di questo foglio è la prova che in questo momento, 1510-1513, nell'atelier di Leonardo si stava lavorando esattamente al Salvator Mundi. Il dipinto che è esposto in questi giorni, gli ultimissimi giorni della mostra del Louvre, che è la replica della versione del Salvator Mundi, la replica Degané, è stato supposto essere eseguito a fianco del dipinto che noi chiamiamo originale, quantomeno il prototipo, e quindi mentre Leonardo eseguiva il suo dipinto originale. Allora vuol dire che nell'atelier di Leonardo la bottega era coinvolta in questo genere di duplicati, di copie, di esecuzioni simultanee all'originale di Leonardo, così come già era avvenuto nel caso della Gioconda, di cui appunto la copia ora al Prado sarebbe una copia in progress di quello che Leonardo stava via via facendo, includendo modifiche, pentimenti, fino alla versione finale. Questa precisazione della datazione è permessa, secondo me, oggi proprio dalla scoperta di questo foglio del gabinetto dei disegni delle raccolte civiche, e quindi dà un ulteriore appiglio storico e documentario. Il disegno è in sé un preziosissimo documento, proprio per sostenere questo tipo di elaborazione, che è confermata anche dall'esistenza di una quantità di versioni e di duplicati eseguiti in area lombarda, da Voltraffio, lo pseudo Voltraffio, Gianpietrino, fino a Luini e via discorrendo, che dimostrano anche un po' la permanenza non soltanto dell'originale a cui Leonardo lavorava, ma anche possibilmente del cartone e dei disegni relativi. Riguardando proprio stamattina con Alessia Alberti il verso di questo disegno, dove si può con un po' di fatica scorgere addirittura uno studio di panneggio e poi un altro ghirigoro difficilmente interpretabile, mi è addirittura venuto il sospetto che questi disegni a matita al verso non possano proprio rivelare l'uso della matita tarda da parte di Leonardo, così come ci è venuto il sospetto, esaminando attentamente il disegno e soprattutto un suo ingrandimento, che almeno uno dei disegni presenti al recto possa rivelare sotto traccia la mano di Leonardo, perché questi disegni a penna inchiostro ricalcano un primo tracciato a matita rossa eseguito con la mano sinistra, come dimostra il tratteggio sinistroso, che un copista ha rinforzato, ripassato a penna inchiostro. Questo disegno è difficilmente visibile a occhio nudo, in mostra loro vedranno un ingrandimento fotografico di questo dettaglio, ma questa presenza, come è confermato da numerosi studi di Leonardo, del Codice Atlantico o di Windsor, rivela appunto una prassi comune anche per conservare memoria di questi disegni di Leonardo, che essendo eseguiti con questo labile tracciato della matita rossa, che sarebbe più opportuno chiamare pietra rossa o pietra nera, erano destinati a svanire in questa esecuzione, in questa operazione di ricalco, di ripassatura dei disegni. Un ruolo centrale lo ha sicuramente avuto Francesco Melzi, a cui si devono molte delle ripassature a penna inchiostro di disegni tracciati appunto a matita o a gesso o a pietra rossa da Leonardo, proprio per conservarne appunto memoria. Allora la mostra, oltre a ciò, vuole anche far vedere come questi disegni di Leonardo siano stati a loro volta studiati e copiati da diversi altri artisti lombardi, che rimangono magari anonimi, ma ancora stamattina, sempre riguardando i disegni con Alessia, avevano delle idee, perché la combinazione anche di queste carte semplicemente giudicate di scuola lombarda o di anonimi eccetera, visti insieme in un contesto, si rafforzano, suggeriscono connessioni e relazioni, e ci è venuto il dubbio che una di queste copie da disegni anatomici di Leonardo possa essere di Ambrogio Figino. E quindi
queste sono proprio deduzioni a pelle, così un po' estemporanee, che richiedono di essere verificate naturalmente, ma che dimostrano come anche una piccola mostra di questo tipo possa essere molto utile a far scattare delle idee, dei meccanismi di associazione e anche di attribuzione. Un'ultima parola per sottolineare e ricollegarmi a quanto dicevo all'inizio: la decisione intelligente di concentrarci su piccole mostre come quella precedente, dove appunto un altro disegno inedito nella collezione del Castello è stato esposto, ed è probabilmente proprio un disegno di vegetazione attribuibile a Francesco Melzi e quindi anche collegabile alla decorazione della Sala delle Asse, possano appunto riuscire tutte insieme di concerto a svolgere un'azione di approfondimento degli studi che va anche oltre appunto le occasioni esterne di un centenario. Alludo alla mostra attualmente in corso alla Pol di Pezzoli, dove anche qui il focus è sull'atelier di Leonardo e sulla fortuna iconografica di un modello preciso, che è quello della Madonna del Latte, la Madonna che dà il latte al bambino, e l'altra mostra, che è sempre in corso all'Ambrosiana, sul nucleo appunto di disegni dei leonardeschi. Sono tutte mostre che andrebbero viste insieme e che appunto, come nel caso specifico, vedendo qui questi disegni messi in relazione al Salvator Mundi, se vengono a loro volta ben viste e considerate nell'insieme, possono suggerire o far scattare ulteriori confronti e novità. Quindi io sono gratissimo a Claudio Salsi e ad Alessio Alberti per avermi fatto parte di questa piccola, diciamo, mostra, ma che secondo me è molto rilevante dal punto di vista scientifico, e quindi invito tutti a guardare con attenzione e molto da vicino questi disegni, perché meritano di essere veramente divulgati con tutto il patrimonio ancora inedito delle civiche raccolte del Gabinetto dei Disegni. Grazie.